Ciao amici di Addicted to Games, io sono Michele e oggi giocherò insieme a voi Dragon Ball Hunter, un MMORPG che mi avete consigliato di provare in tanti. Questa è una piccola recensione. Attualmente sto giocando la Closed Beta, è accessibile a tutti per altri 3-4 giorni, fino a quando non finirà e sarà rilasciato il gioco a breve come free to play. Allora, questo è l'editor del personaggio. Possiamo scegliere il sesso, la classe, il classico guerriero, qui chiamato mercenario, oppure il mago, lo scout e il chierico, classi abbastanza tradizionali. Qui abbiamo le varie abilità. La particolarità di questo MMORPG è il poter catturare i mob e poterli usare poi in combattimento. Questo è l'editor del personaggio, abbiamo un certo numero di acconciature e visi già preimpostati. Inseriamo il nome, andiamo avanti. Ora editiamo il nostro primo companion. L'editor è abbastanza scarno. Inseriamo il suo nome e iniziamo. Siamo accolti subito da una quest. Graficamente è carino, è molto leggero, però già da questi primi momenti si nota tutta la sua natura coreana. Infatti, come potrete vedere nei prossimi minuti, questo gioco è totalmente basato sulle quest, sul grinding e sul farming. Questo è il nostro inventario, il nostro equipaggiamento. Abbiamo varie schede, ci sono anche degli obiettivi, le professioni. Vediamo, questo è lo zoom massimo che mostra un buon livello di dettaglio. Andiamo avanti. Proseguiamo il training nel combattimento. Accettiamo la quest e vediamo come funziona il combattimento. È il classico tab 1-2-3, ci basterà selezionare il bersaglio e usare le skill. Il combattimento è statico, quindi non potremo farlo in movimento. È uno stile abbastanza vecchio. Accettiamo, completiamo e andiamo avanti. Il gioco si potrebbe riassumere in questi pochi minuti. Diciamo che non è certo quell'MMORPG rivoluzionario che andavo cercando, ma è un MMO carino per chi vuole passare qualche oretta divertendosi senza pretendere troppo. Questo è un combattimento un po' più impegnativo. L'unica dinamicità dei combattimenti sarà evitare gli attacchi ad area usando la schivata, come abbiamo fatto in questo caso. Per il resto il combattimento è il classico statico tab 1-2-3. Abbiamo sconfitto anche questo drago. Qui c'è l'item shop, ragazzi. Abbiamo questi pack che vanno dallo starter pack da 2000 gettoni fino a quello da 300.000. E ve lo dico, ragazzi, 2000 gettoni corrispondono a circa 20 euro. Quindi il pacco massimo costa quasi 300 euro. Leggermente pay to win. Quindi questo è il gioco, si prende la quest, si combatte, si completa, si prende un'altra quest e si va a combattere di nuovo, magari contro nemici un po' più forti, ma comunque con un'intelligenza artificiale abbastanza scarsa. Abbiamo inoltre i nostri companion o comunque mob che potremo catturare, che ci aiuteranno in battaglia. E oltre questo, Dragon Ball Hunter ha da offrire veramente poco altro. Quindi ragazzi, come pro abbiamo la grafica, carina e comunque leggera, che permetterà di giocarci su PC anche abbastanza datati, e un combattimento perfetto per chi ama i classici tab 1-2-3. Di contro abbiamo un MMORPG coreano come ce ne sono altri mille, oltre a un item shop che sembra veramente pay to win con dei pack da 300 euro. Non so se mi sono spiegato bene, ragazzi. Quindi vediamo come finisce il combattimento con questo strano mob gigante. E direi, ragazzi, che questo può essere tutto da Dragon Ball Hunter. Voi cosa ne pensate? Avete provato questo gioco? Se non l'avete provato, nei prossimi mesi sarà rilasciato definitivamente anche qui in Europa. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi un bel like, un commento e condividete il video ai vostri amici. Questo è tutto, non dimenticatevi di iscrivervi anche sul nostro sito ufficiale www.addicted2games.it. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!